Bene, partenza, pronti, partenza, via. Buongiorno, buon lunedì a tutti. Stamattina lavoriamo gambe, glutei e lavoreremo su anche un po' di addominali, che quelle ci fanno bene. Chi vuole può usare la banda elastica, ma non è obbligatoria. Io la tengo a disposizione, quando vedete che la metto, la mettete anche voi se ce l'avete. Proviamo questa un po' più resistente. Tengo anche l'altra blu, la via di mezzo, così vedo quale è meglio. Allora, vedo l'inquadratura che mi taglia la testa, tiro leggermente più su. Così magari, così non vedo più niente. Ok, via di mezzo, dai. Ok, partiamo col riscaldamento. C'è anche un po' di lucina, così si vede meglio. Ok. Riscaldamento, tempi. E poi attività. Bene, partiamo con lo squat tranquillo, scendo, scendo giù, vengo su, lavoriamo 30 secondi. Scaldiamo bene la parte bassa. Andiamo a fare un bel allungo dietro, quindi distendiamo bene la gamba dietro, pieghiamo ginocchio, quello dietro, e rimaniamo in posizione. Sempre bassi, piegati. Okay, facciamo un cambio dall'altra, allunghiamo bene, piego ginocchio. Cinque secondi. Ok, poi andiamo in posizione di plank e rimaniamo in isometria. Plank alto, braccia nello spalle, addome contratto, cioè braccia, mani, livello spalle, gatto. Ok, ritorniamo su, andiamo a fare uno squat basso, quindi divarichiamo un po' più le gambe rispetto alle spalle, facciamo una pulsazione. Ok, veniamo su, una camminata in granchio. Ok, torniamo su, andiamo apertura delle anche, quindi rotazione, rotazione.
ancora. Ok, squat e tocchiamo il piede o la caviglia, quindi tan, calcio, tocco, tocco, ok, molto bene, adesso andiamo in squat e poi strecciamo venendo su, quindi squat in questa posizione, poi vengo su, così, e vengo su, squat, distendo, le mani le tengo alle caviglie, ok, vengo su, andiamo ancora a fare side to side, quindi divertiamo bene le gambe, scendo da una parte, vengo su, scendo dall'altra. Molto bene. Ok, allungo bene. Ultimo. Ok, molto bene. Allora, ci mettiamo la banda e poi iniziamo il lavoro. Lavoreremo 50 secondi e poi 10 di recupero. Bene, la banda sopra il ginocchio. E iniziamo a camminare con l'elastico. Posizione simil squat. E camminiamo. Gatto che viene dietro di me, naturalmente. Ancora 10 secondi. Ok. Recuperiamo. Andiamo a fare lo squat con alzata laterale della gamba alternata. 3, 2, 1, teniamo sempre la banda, poi mi alzo e dall'altro. Ovviamente se c'è la banda, l'alzata è un po' più difficoltosa. Qualche secondo, ultimo, ok, sciogliere, ci mettiamo giù, in appoggio gomito, gambe leggermente piegate, andiamo a alzare, su, scendo, bene gluteo, salgo, scendo. Ancora 15. Cinque. Ok.
10 secondi di recupero, mi giro dall'altra parte e vado a lavorare di là, avanti e via. Lavoriamo bene il gluteo. Ancora qualche secondo, 10. Due. Ok. Recuperiamo, torniamo in piedi. Teniamo sempre la banda. Andiamo a spingere in posizione di mezzo squat, la gamba in apertura, ritorno, cambio, distendiamo bene, sentite che lavorano i glutei. Ancora 5 secondi, 2, 1, ok, recuperiamo, abbassiamo un po' la banda e facciamo un po' di jumping jacks con l'elastico, chi vuole lo fa anche solo in apertura senza saltello, se no... Come scende l'elastico? Si toglie, stanno lavorando i piedi. Non dovevo chiudere tanto. Cinque secondi, ok, oh, mamma mia ragazzi, tiriamo di nuovo sulla banda, andiamo giù, andiamo a lavorare in ponte, in questo modo, allora vado su, allargo, al punto delle ginocchia e scendo giù, vado su, allargo, chiudo, scendo giù, allargo, apro le ginocchia, scendo, posizione di ponte, su, apro, chiudo, scendo. Braccia lungo il corpo, ok, recuperiamo, adesso andiamo su e giù e alziamo gambe, quindi allora vado su, alzo la gamba, scendo giù, vado su, alzo l'altra, scendo, su, alzo una gamba, scendo, su. L'altra, alterno.
su, alzo e scendo. Molto bene. Torniamo in piedi. Facciamo uno squat con doppio impulso e torniamo su. Vediamo. Allora, scendo. Uno, due, su. Uno, due, su. Prendiamo pure la banda. Ok, sciogliamo, andiamo a fare il good morning più uno squat, che significa che metto appunto le mani così, scendo giù, spingo bene indietro, così, via, uno, ritorno, squat, poi bene indietro col sedere, squat, squat. Gambe distese, squat, gambe distese, ancora 5 secondi, ok, l'ultimo, bene, torniamo di nuovo giù, andiamo a lavorare alzata gamba. In posizione appoggio gomito, bene, distese le gambe e andiamo su. Vuole giocare col mio piede, gatto, stamattina non mi lascia lavorare. Aia, oltretutto tira fuori le unghie, quindi pure male. Micio, lasciami un po' vivere. Ok. Andiamo bene su, 20 secondi. Ok, 2, 1, recuperiamo, tiratevi un pelo su che poi andiamo giù e andiamo a lavorare con una gamba alzata in posizione isometrica, quindi hold, e la teniamo lì per un po' di secondi, almeno fino a metà del tempo, poi possiamo appoggiare eventualmente risalire. Ok, pronti? Andiamo, teniamo la sospesa. Se volete adesso potete scendere un attimo, sentite che brucia molto il muscolo, se no tenete fino alla fine. Mancano pochi secondi, 6, 4, 3, 2, 1, ok, bene. Adesso ci mettiamo in posizione, in questo modo, con una gamba appoggiata, braccio, e andiamo ad alzare la gamba. Ah, devo spostare che il gatto se no mi impinza. Ok, andiamo su e giù, stessa gamba.
Siamo a 25 secondi, potete anche sospendere un attimo. Andiamo su. 15, 13, 12. Dai che ci siamo. Ancora, due. Ultima. Ha lavorato bene. Andiamo dall'altra. Bene, distesi. Scendiamo anche giù se volete e andiamo su. Cambiamo lato. Sentite come lavora il gluteo, eh? Se non avete la banda, andate un pochino più su. Ok. Due. Uno. Recuperiamo un attimo. E poi andiamo in hold. Quindi di nuovo alziamo la gamba. Pronti, via. Venticinque, se volete scendere un pelo potete farlo. Ok, sciogliere. Andiamo adesso sempre solita posizione di prima, dall'altro lato, veniamo su col ginocchio e spingiamo la gamba, ok? Pronti, appoggio e spingo. Ciao amore, buona scuola. Spingo su, vado, ancora. 10 secondi, dai. Vediamo. 5. Ok. Bene, andiamo adesso, pancia giù e andiamo a fare il nostro bellissimo Superman spingendo gambe e braccia su. Teniamo anche qui la banda, bene giù, saliamo, saliamo insieme. Il mio gatto. Mi fa malissimo, scusatemi, ma usa le unghie e mi spacca. Dieci secondi. Ok. Molto bene, 10 secondi e rimaniamo in posizione hold e apriamo le ginocchia se ce la facciamo. Quindi andiamo su e apriamo, mentre siamo sempre su, eh? Apriamo leggermente le gambe, rimaniamo in questa posizione
Vi avviso quando siamo a 25, così potete anche scendere un attimo. Ok, adesso se volete potete scendere e poi risalire. Braccia alzate, gambe alzate, apriamo le ginocchia. Lavorano i glutei, sentite come lavorano? Ok, recuperiamo. Passiamo adesso, togliendoci la banda, a fare il lavoro addome. Prima di chiudere in bellezza, chiudiamo con l'addome. Quindi, posizione, appoggio a terra, alziamo, gambe, una tocca, ritorna, tocca l'altra. Ritorna, siamo con le spalle alzate se riuscite. Tocco, tocco. 50 secondi di lavoro, 10 di recupero. Ancora, ultimo, ok. Adesso sempre spalle alzate, muoviamo su e giù le gambe, tutte e due insieme, praticamente facciamo la stessa cosa, ma tutte e due insieme. Bene, su e andiamo, giù e su. Se avete dolore cervicale potete appoggiare, eh? Facciamo questo lavoro appoggiando, ok? Oppure vi mettete un cuscino. Dieci secondi. Ok. Bene, andiamo giù, un braccio rimane fermo, lavoriamo solo con una parte del corpo e quindi andiamo, gamba e braccio opposto, vengono su, sono terrorizzata dal gatto, continuate voi, stamattina non mi lascia lavorare, e se mi becca, ho le unghie e sono appannata. Ok? Continuiamo, sono 25, se qualcuno sente di aver lavorato abbastanza può anche fare solo 25 secondi o 30, gli altri continuano. Due. Uno. Ok, ovviamente dobbiamo ancora fare l'altro lato. Molto bene, andiamo su e giù. Venticinque. Due. Uno. Ok. Bene. Adesso posizione alta delle gambe, vado a toppare le mani dietro le ginocchia, ok? Quindi, bene, su così,
Io parto, tocco, ritorno. Andate pure fino a terra, così riposate un po' il collo. In 10 secondi. Ok, recuperiamo, andiamo a fare il Russian Twist. Ok, sulle gambe, se avete difficoltà può anche andare bene appoggiare i talloni e ruotare, ok? Venticinque. Dieci. Cinque. Due. Uno. Ok. Recuperiamo. Adesso andiamo a fare estensione delle gambe e delle braccia che si incontrano a metà, ok? Quindi posizione così e poi allungo e ritorno, allungo e ritorno. Venticinque. Dieci. Due. Uno. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, abbiamo finito. Facciamo un po' di stretching. E poi vi lascio. Molto, molto bene. Allora, ci giriamo dall'altra, così andiamo subito a sollecitare a lungo dell'addome. 30 secondi di lavoro, 10 di recupero. Quindi, posizione del cobra. Viene giù, divarichiamo le gambe, veniamo su. Cerchiamo di tenere le braccia, diciamo che qui sono mani e spalle che sono all'altezza, stessa altezza. Stretchiamo bene. Tre, due, uno. Ok. 10 secondi e andiamo a posizionarci, sedere su e allunghiamo bene bene le braccia. Potete appoggiare la fronte. Ok, veniamo su, 10 secondi, andiamo adesso ad allungare gamba, gluteo, quindi posizione questa, metto davanti, ginocchio piegato, allungo la gamba dietro, ok?
4, 3, 2, 1, 10 secondi, ovviamente andiamo dall'altra parte. Posizione. Ok, ci mettiamo bene, partiamo 30 secondi. La gamba distesa deve essere diritta, quindi io sono leggermente sollevata, eh? Non sono seduta sul gluteo, ma sono con gluteo sollevato. Ok, ci posizioniamo adesso. Sedute, piedi a farfalla, alleniamo. E stracciamo in questo modo, cercando di spingere verso il basso le ginocchia, teniamo i piedi con le mani, rilassiamo. Ok, molto bene, sempre in questa posizione, incrociamo, andiamo a lavorare sul collo, siamo pronte, allora ruotazione, poi scendo verso il basso, dall'altra piano, sentite come scrocchia bene. Piano, ancora un giro, ok, bene ragazze, abbiamo terminato anche oggi, com'è andata? Tutto a posto? Tutto bene, ci vediamo mercoledì per il Total Body, mi raccomando.